Voglio consegnare le mie foto al Daily Bugle prima del pomeriggio. Sarà meglio che mi dia un po' da fare con la mia tela. Prenderò la scorciatoia sopra lo zoo di Central Park. Ci siamo di scorciatoia! Le mie foto dovranno aspettare. Ci sono guai allo zoo. Aiuto! Fermi! Non temete, c'è l'uomo ragno! Stanno scappando proprio tutti. Mamma, aiuto! Ehi, questa è un'invocazione d'aiuto. Qualcuno ha bisogno di me. Aiuto! Ci rivediamo dopo! Vediamo, con un filo di tela dovrei sistemare quegli animali. Accidenti, ho preso il raffreddore. Che cosa aspetti, uomo ragno? Fa qualcosa! Potrebbero almeno chiedere per favore. Così quei rettili dovrebbero essere sistemati. È il mio stomaco che borbotta oppure c'è un enorme gorilla dietro di me? Ah, bene, il mio stomaco è a posto. Qualcosa mi dice che sotto quella pelle di gorilla... C'è un gorilla! Ho sempre saputo di avere degli ammiratori. Senti, belletta, che ne diresti se andassimo a fare una passeggiata fino alla tua gabbia e ti chiudessi dentro? Indovina chi è? Se volevi imitare King Kong, non ci sei riuscito. Beh, gli animali sono sistemati ora. Oh no, i rettili sono scappati. E così anche gli alligatori. Andrò in farmacia a prendere qualcosa per il raffreddore. E intanto, strada facendo, darò la caccia a quei rettili. Maledetto ragno ficcanaso! Ma ormai è tardi per fermarmi. Ora di stasera sarò riuscito a trasformare la città di New York in una giungla invasa da rettili selvaggi. E tutti saranno governati da me. Il lucertolone! Tra poco, miei cari amici, vi lascerò in libertà tra la popolazione di New York. Ma prima devo fare un lavoretto alla metropolitana. Ah. Via di qua, babbeo! Ehi, il lucertolone ha rubato un treno della metropolitana! Ora farò deragliare il treno e così bloccherò il tunnel. Bene. Ora non mi resta che bloccare anche l'altra estremità del tunnel e avrò il rifugio perfetto per farvi crescere un esercito di rettili. Non ci vorrà molto ormai. Non vedo rettili da nessuna parte. Però, ecco una farmacia. Oh,
C'è qualcosa che non va, uomo ragno? No, niente, mi serve solo qualcosa per il raffreddore. Oh, sì, sì, c'è qualcosa per il raffreddore su quello scaffale. Bene, prenderò un flacone. Questi starnuti sono una rovina. Mi stanno riducendo in uno stato pietoso. Aiuto! C'è la polizia! Aiuto! Un certolone, aiuto! Il padronino della metropolitana! Scappiamo! Aiuto! Oh, oh. Aiuto! Mi sa che non potrò pensare al mio raffreddore. Aiuto! Aiuto! Fate largo, amici! Arrivano i soccorsi! Aiuto! Non credo ai miei occhi. Accidenti, quel treno tra poco si scontrerà. Ecco l'uomo ragno! Via! Ora tu non mi servi più! Tra pochi attimi anche questo altro treno deraglierà come il primo. Aiuto! Tenetevi saldi. L'uomo ragno vi salverà. Un momento, uomo ragno. Nessuno le ha insegnato a usare un fazzoletto quando starnutisce? Non venga a diffondere i suoi germi qui. Mi dispiace, signore. Ma se non mi lascia andare avrà ben altro di cui preoccuparsi che di un paio di germi. Non alzi la voce con me. Maleducato insetto, perché tu... Senza mancarle di rispetto, signora, ma ho un treno da fermare. Se sgancio il vagone di testa, i passeggeri sono salvi. Il macchinista del treno deve essere impazzito. Ma ora l'uomo ragno sistemerà tutto. Va bene, amico. Non puoi fermarmi, uomo ragno. Il tuo destino è segnato. Certo, certo, trovo sempre qualcuno che vuole segnare il mio destino. Non potrai misurarti con la mia forza di rettile, miserabile insetto. Senti, faccia piatta, ti consiglio di non fare il prepotente. Non riuscirai ad eliminare l'uomo ragno. Eccoti una bella ragnatela con i miei omaggi. Oh, no! Dove sono i freni per la miseria? State largo! Sarà meglio che ti fermi o mi sa che farà una brutta fine. Stai perdendo il tuo tempo, uomo ragno! Non ricordi che i ragni sono un delizioso bocconcino per una lucertola? Il certolone si è barricato in una parte del tunnel sotterraneo. Non appena scoprirò che cosa ha in mente quella dannata lucertola, dovrò andare subito da un medico. Ehi, tenendo il dito sotto il naso va meglio. Ora che questo tunnel è chiuso, grazie alle mie facoltà telepatiche potrò convocare qui gli animali del mio laboratorio. Venite, amici, nel vostro nuovo regno! Presto sarete migliaia e New York sarà nostra! Così non ce la farò mai. Mi serve un badile più grande. Ah, ora va molto meglio. Priacel. Oh, povero me. Questi starnuti... peggiorano di minuto in minuto. Oh, niente. Тысячи яиц рептилий. Готовы скоро вылупиться. И я по... Oh no, qui ci sono migliaia di uova di rettili. Ti assicuro che il tuo sospetto è esatto, uomo ragno. Ma non è il caso che ti preoccupi per le uova. Perché non vivrai abbastanza a lungo per vederle aperte. Distruggetelo! È
è giunta la tua ora, uomo ragno. Stai per offrire un ottimo pranzo ai miei amici qui presenti. Davvero? Credo che ti sbagli. Fermatevi dove siete, amici. Temo che l'uomo ragno dovrà rovinare la vostra festa. Magnifico. Non ho più liquido per la mia tela. Meno male che porto sempre con me un ricambio di emergenza. Oh no, il mio fluido mi ha incollato al suolo. Neppure l'uomo ragno riuscirà a liberarsi da questo adesivo. Pare che mi resti un'unica carta da giocare. No! Non lasciatelo andare! Ricordatevi, amici, bisogna lavarsi i denti dopo mangiato. Va bene, lucertolone. Ora mi prenderò cura di te. Accidenti, è un ottimo battitore. Dovrebbe giocare a baseball. Ricordati, lucertola, non riuscirai a sconfiggere l'uomo ragno. Vorrei proprio sapere come fanno le lucertole a infilarsi in posti così stretti. Ah, vabbè, al momento è fuggito. Non credo che avremo altri guai da lui. Fatto. Ora quell'ingenuo dell'uomo ragno penserà che mi sia arreso. Ora basta. Non ne posso più di starnutire. Andrò dal medico più vicino. Questo congegno radioattivo di controllo meteorologico completerà la fase finale del mio piano. Poi trasformerò la città di New York in una giungla fumante e i miei rettili da poco nati scacceranno tutti gli esseri umani della città. Oh no, le narici doloranti. Ho proprio bisogno di andare subito da un medico. Non so se presentarmi in veste di uomo ragno o di Peter Parker. Se mi faccio visitare come Peter Parker e il medico scopre che ho il sangue di un ragno, scoprirà anche il mio segreto. Ma pare che l'uomo ragno farà la sua prima visita medica. Mi scusi, vorrei vedere il dottore. Il suo nome? Uomo ragno. Come si scrive? È molto interessante. Si accomodi, il dottore la riceverà tra poco. Beh, che cosa c'è? Non avete mai visto un uomo ragno ammalato? Tutto a posto. Non mi resta che metterlo in funzione e così la trasformazione di New York City sarà irreversibile. Tutto procede secondo i miei piani. Ora è il momento di far schiudere quelle uova. Aspetta. Lei ha un cuore molto forte, uomo ragno. Grazie, dottore. È meglio che guardi la gola per vedere che non ci sia un'infezione. Dica. Ma
dovrà togliersi la maschera se vuole che la visiti come si deve. Questo no, dottore. La vera identità deve restare segreta. Chi lo sa, potrebbe riconoscere le mie tonsille. Come vuole. Beh, perlomeno mi faccia sentire il polso. Attento, c'è il mio sparatila. Non perdiamo altro tempo, dottore. Accì! Faccia qualcosa per questi starnuti. Beh, non mi pare che sia raffreddato, uomo ragno. Dovrei farle la prova delle allergie. Ah, è proprio necessario, dottore. Voglio dire, non potrei prendere solo un paio di aspirine. Oh, non abbia paura, uomo ragno. Vedrà che non le farò male. Già, disse così anche Hulk prima di gettarmi da un grattacielo. Oh, oh. Ecce. Guai in vista. Dovrò rimandare l'iniezione. Andate! Scacciate la gente da questa città! Oh no! Oh, oh. Quel taxista è in difficoltà. Presto! Andiamocene da qui. Oh, uomo ragno, grazie per avermi raccolto. Di niente, però le verrà a costare non meno di 25 cents al chilometro. Ehi, Betty, infiliamoci in quel vicolo. È un vicolo cieco, siamo in trappola. Uomo ragno, ehi, fa qualcosa, presto. Su, calma, non preoccupatevi, ora intervengo io. Grazie, uomo ragno. Sei stato grande. No, niente di speciale, se no avreste applaudito. Aiuto! Chiamate la polizia! Lo riconoscerei ovunque, quell'urlo terribile. È il signore... Jameson. Chiamate l'esercito! Chiamate il mio avvocato! Bene, bene. Guarda un po' chi si vede. Forse ho interrotto un'importante riunione, ma ripasserò dopo. Oh, no. Giuro che ritiro tutte le brutte cose che ho detto su di te. Ma aiutami, uomo ragno. Vuol dire che pubblicherai in prima pagina le sue scuse nei miei confronti? Ma così diventerei lo zimbello di New York. Ha ragione, signor Jameson, non è possibile. Ci vediamo. No, va bene. Ma liberami da qui. Ti ho imbrogliato, uomo ragno. Scriverò un articolo come ti ho promesso, ma dirò a tutti che razza di criminale sei. No, non vi ha imbrogliato, signor Jameson. Lo sapevo già che non avrebbe mantenuto la sua promessa. E ora, se vuole scusarmi... Devo catturare una lucertola. Vediamo. Se fossi una lucertola, dove andrei? Oh, ma è semplice, andrei a distruggere l'uomo ragno. Ehi, ma sono io. Deduzione intelligente, uomo ragno. È proprio quello che ho intenzione di fare. Tu ci hai provato, ma dovrai fare ben altro per liberarti di me. Nessun problema, uomo ragno. Non sai che le lucertole possono farsi crescere una nuova coda? Devo essere sincero. Me l'ero dimenticato. Ora, se riuscissi ad alterare la frequenza emessa da questa antenna radio, potrei neutralizzare le facoltà telepatiche del lucertolone. No! Mi stai sconvolgendo i pensieri! E ora guiderai tutti i tuoi cari amici rettili fin dentro alle gabbie dell'Uno. Non si può battere il lucertolone così impunemente, uomo ragno! Ritornerò molto, molto presto! Bene, il lucertolone è sistemato. Ora devo pensare a curare i miei starnuti. Dica, dottore, qual è il verdetto? Io non so come dirtelo, uomo ragno, ma soffre di una grave forma di iperreptilicus allergiosa.
Vivrò? Oh, ma non si preoccupi, ragazzo. Significa semplicemente che è allergico ai rettili. Ah, tutto qui. Per un attimo mi ero preoccupato. Ah, ora che non ci sono più in giro rettili, mi sento proprio in forma. Molto bene, uomo ragno. A proposito, ecco la parcella. $50? Credo di sentirmi di nuovo male.